Buongiorno e bentrovati cari amici con sabato 2 novembre 2024. Buongiorno Pietro, bentrovati a questo appuntamento con Sulla Testa. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a questo appuntamento del sabato. Oggi è un po' così, ma vediamo di poterlo rendere fruibile a tutti quanti con notizie che come al solito non troverete sul mainstream. Allora Pietro, la giornata di oggi, a parte che la commemorazione di morte, quindi rivolgiamo un pensiero ai nostri defunti, a quanto ci hanno lasciato e quant'altro. E qual è la tua riflessione che ci vuoi proporre per questo fine settimana di novembre? Non voglio parlare della ricorrenza dei morti perché penso che il dolore e il ricordo dei propri cari sia un fatto privato e i fatti privati sono appunto privati. Ognuno di noi ha dei cari, ognuno di noi un pensiero, un fiore, un lumino, un qualcosa. Personalmente non vado al cimitero il giorno dei defunti, ci andrò la settimana prossima, c'è mio padre per carità. Però il dolore è privato, il ricordo è privatissimo. Anche se ascoltavo stamattina di un'altra aberrazione, e poi passiamo ad altro, che si sono inventati con l'intelligenza artificiale la possibilità di ascoltare le voci dei propri cari anche dopo la loro dipartita e di interloquire con l'intelligenza artificiale. È aberrante. Pensateci e vedete cosa, verso che mondo ci stiamo avviando. Mi auguro che qualcuno lo interrompa presto. Va bene, parliamo dell'argomento che è grave, non gravissimo, però ci si sta avvicinando a un momento particolare dell'anno, quel famoso 4 novembre, dove le elezioni americane serviranno a capire se avremo 20 o 30 anni di tranquillità o meno. Personalmente, vedete, ho sempre sostenuto per noi italiani, per il resto dell'Occidente, vabbè, per gli italiani in particolare, che è quello che mi interessa, volendo io vivere in Italia. Se vince l'uno, se vince Trump o se vince la Harris, è uguale. Naturalmente se vince Trump, gli strateghi di Trump metteranno la pressione sugli alleati della NATO, degli Stati Uniti, perché non hanno più soldi, le casse sono vuote per poter sostenere le spese militari. E quindi le nostre spese militari dal 2% arriveranno al 4% o forse anche oltre. Tutte risorse che si tolgono evidentemente al welfare, si toglieranno alla sanità, all'occupazione, allo sviluppo, e più recipiteremo ancora di più nell'indigenza. E questo è quello che ha portato ad aver ascoltato le sirene delle armi. E chi fa parte della lobby delle armi, anche in Italia, beh, dovrebbe essere messo veramente di fronte alle proprie responsabilità. Naturalmente, gli americani stessi, se vince Trump, cercheranno di fare un'economia protezionista e metteranno dei dazi almeno fino al 15%. E quindi ormai l'economia è già mezza morta dell'Unione Europea. Abbiamo visto l'indicatore più visibile, la chiusura almeno tre stabilimenti in Germania della Volkswagen, cosa mai vista. I tedeschi stanno capendo finalmente cos'è l'aberrazione di questa Europa unita, di questa finanza che speculativa che porta a un mondo woke di LGBT, tutte queste sciocchezze qua che naturalmente non possono
portare bene ai popoli che avrebbero bisogno di vivere nei loro territori, essere sempre più progrediti, sempre più un'economia che possa facilitare la vita. Invece no, ci stanno riportando indietro. E quindi ci sarà, se vince Trump, sempre una spaccatura tra isolazionisti e pragmatisti. Insomma, falchi e conservatori alla fine finiranno le guerre, ma tra di loro, anche nello stesso staff di Trump, ci sarà chi tirerà la coperta da una parte per interessi di una parte, interessi dell'altra, degli interessi americani, e comunque ci sarà sempre qualcosa che per noi sarà purtroppo estranea, perché loro guadagneranno. Noi che dobbiamo finanziare i danni che ha provocato questa politica espansionistica, dobbiamo pagarli. Ci aspetteranno momenti difficili e anche, secondo me, vicino al baratro. Sapremo tirarne fuori? Non lo so. Se invece dovesse vincere la Harris, sarebbe la continuazione della politica Clinton-Obama. Sappiamo perfettamente che si parla di satanismo, sappiamo perfettamente che si parla di lobby, sappiamo perfettamente che si parla di farmaceutiche, si parlerà di guerre, pandemie, riti occulti. Questa è la Harris. Per noi cosa cambia? Nulla. Cosa ci aspetta come possibilità? Sperando che la BRICS, che è questa nuova forza che sta finalmente imponendo nel mondo, possa far finire in fretta questo impero che hanno creato dei falsi miti con la complicità dei media in America. Però stamattina, naturalmente, le notizie che arrivano nella nottata italiana, ma nella giornata americana, le votazioni in America sono già iniziate. Ad esempio, un uomo negli Stati Uniti non è riuscito a esprimere il voto per Trump perché la macchina elettronica a seggio elettorale ha selezionato e scelto la Harris. Non era possibile votare per il candidato Trump. La macchina per il conteggio dei voti ha funzionato male e il primo giorno di votazione anticipata in Kentucky, scrive il Yahoo News. Beh, il video che hanno fatto è diventato virale, io ce l'ho, lo vedrete se volete, e i sostenitori di Trump hanno iniziato a riversare dichiarazioni su massicce frodi elettorali, soprattutto dopo quello che è successo già nel 2020. Il dispositivo ha dato lo stesso errore anche in successivi tentativi e in altri posti. L'auto difettosa in un caso è stata sequestrata. Informato di essere a conoscenza di questa situazione, ma di non aver individuato il modo di poter rimuovere questo simile errore. Nel frattempo continuano. Mancano pochi giorni alle elezioni americane. 69 milioni di persone hanno già votato in anticipo. 36 milioni in anticipo, cioè quando il software inserisce automaticamente i voti per la Harris, e 33 milioni per posta. Capite? 36 milioni con quel tipo di sistema che premia candidato, l'altro non esiste. Pare che i democratici stiano forzando la mano, che la Kamala, sempre dipinta come una stupida, perderebbe le elezioni anche se giocasse da sola, però con questo tipo di elezioni ha una forte possibilità, con broglio, con forzature, di provare a vincere e di riuscire probabilmente a farcela. Non lo so, non credo che lo staff di Trump sia così sprovveduto da non aver potuto prevedere una simile opportunità. Il video, se riusciamo, vi ve lo potremo proporre. Grazie e aspettiamo quello che succederà nei prossimi giorni, ma penso che se i brogli saranno sempre più visibili, molti americani che già stanno
quelli facoltosi già si stanno allontanando in questo momento dagli Stati Uniti, avranno avuto la percezione che i disordini ci saranno e se ci saranno, saranno forti, saranno gravi e naturalmente le schegge andranno dappertutto. Buona festa dei defunti, rifugiamoci in questo pensiero, ma la prossima settimana non sarà semplice né facile per tutto il mondo, perlomeno in quello occidentale. Buona giornata. Grazie Pietro per queste tue ultime notizie che ci hai dato sulla vicenda delle prossime elezioni degli Stati Uniti. E ai nostri cari amici radioascoltatori e spettatori, oggi chiudiamo questa puntata con la poesia a livello di Totò, il ricordo di tutti i nostri defunti. Alla prossima. Buon sabato e buon Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno deve fare questa crianza, ognuna da tre chi sto da zire. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il logolo marmorio e esibicenza. Stando mi è capitata un'avventura, dopo d'aver compiuto il triste omaggio, Madonna, se ci pensi che paura, ma poi facete un'anima e coraggio. Ho fatto questo, statevi a sentire. S'avvicinava l'ora da chiusura, io da Madonna stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma che la corona in coppa a tutti. Sotto una croce fatta di lampadine, tre mazzerose, una lista a lutto, candela, candelotte e sei lumini. Proprio attaccata ad un vesto signore, c'è stata una tomba piccirella abbandonata senza manco un fiore, per segni solamente una crucella, e in coppa a croce appena si leggeva Esposito Gennaro Netturbina. Guardando la coppena lo faceva, stuporte senza manco un lumino. Questa è la vita, in capo a me pensavo, chi ha avuto tante e chi non aveva niente. Sto povero Maronna si aspettava, capura al lato mondo era per sempre. Mentre fantasticavo sto pensiero, si era già fatto quasi mezzanotte, e in un manetto chiuso, prigioniere, morte paura, annanzi ai canalotti. Tutto a un tratto, che vega lontana, due ombre avvicinarsi alla parte mia, pensai, sto fatto a me mi pare strano. Sto viscitato, dormo. Poi fantasia. Ah, da che fantasia, ero marchese, con tuba, a caramella e con pastrano. Chi l'ha da presso il suo brutto arnese, tutto fedente con una scopa a mano. E chi lì certamente non ce l'ha. O morto poverino, o scopato. In questo fatto non ci vede chiaro. Sono morto a se ne dire neanche se. Ma, potevano stare quasi due palme, quando marchese si fermerebbe. Sa volte, e tomo tomo, calmo calmo, dicette a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va si rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava, sì, inumata, ma seppellite nella spazzatura. Ancora oltre. Non posso la vostra vicinanza puzzolente, fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri padri, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non avessi fatto questo torto. Mia moglie è stata a fare sta fessaria. Io che potevo fare? Io ero morto. Se io fosse vivo, mi farei condenni. Pigliasse la casciolilla che è qua addosso e proprio poi, in questo momento, me ne trasessi libera da fosse. E cosa aspetti? O turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza. Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Fammi avere piglia sta violenza, avrei da marchè, mi sono scucciato e sentito. E si perda la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma gli te grida adesso, non dite. Cadendo voi capite che si mi vuole, morte si tu e morte so pure io, ognuno come è nato e tale qua. Lurido porco, come ti permetti? Paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi reali. Tu qua Natale Pasqua e ti fai.
Troppo mettere in capo in da cervella che stai malata ancora di fantasie. A morte, sai, che è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasendo sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e puro nome. Tu non ti hai fatto ancora di sto punto. Perciò, stamma a sapere, non fuori stiva. Supportami vicino, che t'importa. Sti pagliacciati fanno sulle vive, noi siamo serie, a parte di mamma. La voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.